Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Allora, stasera alle 18 ci sarà una partita importantissima, ovviamente sia per la Juventus che per il Milan, ma da quello che mi viene a me immaginare, mi immagino uno scialbo pareggio senza rischi da una parte e dall'altra per cercare di mantenere comunque la quasi certezza di andare per la Juventus in Champions League facendo un punticino col Milan, che male male non fa. Questo è il modo di ragionare che hanno oggi tanti juventini. Per me si dovrebbe sempre vincere, ma lasciamo perdere. Io vi dico quello che credo che succederà, data anche la situazione tra Allegri e i giocatori, che ormai sono due mondi completamente separati, cioè la Juventus e Allegri. Quindi mi immagino una partita scialba, come dicevo, perché la Juventus ha bisogno di punti per arrivare in Champions League matematicamente, e lo stesso Milan si prende il punticino per rafforzare la sua posizione di seconda, anche perché il Milan, arrivando seconda, va comunque insieme all'Inter, alla Juventus e all'Atalanta nelle Final Four della Supercoppa italiana. Quindi la partita non credo che ci regalerà troppe emozioni. Spero di sbagliarmi, spero di aver torto completamente e di vedere una grandissima partita, spettacolare soprattutto, spettacolare, comunque con azioni da una parte e dall'altra. Spero un po' di più dalla parte della Juventus, ma questo lo vedremo stasera insieme. Detto questo, andiamo a parlare di un argomento un po', diciamo, particolare, no? Perché da spettatore chi la vivrà? La vivrà Thiago Motta, come recita anche l'articolo di Tutto Sport. Secondo me questo è stato un articolo interessante, vedete, io do sempre a Cesare quel che è di Cesare. Quando credo che gli articoli siano fatti tanto per, lo dico, ma altrettanto dico quando un articolo ci sta. E cosa va a dire di Thiago Motta l'articolo di Tutto Sport? Prima di scoprirlo, mi raccomando, e vi do anche la mia diversione, iscrivetevi al canale, che è gratuito, e a noi ci date un enorme aiuto. Lasciate un mi piace se vi va, condividetelo, commentatelo e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti video, live, mondo Juventus e non solo. Allora, stasera vi ricordo che c'è la live post partita, ancora dobbiamo decidere l'orario in cui la faremo, ma ci saremo, saremo in live con voi a commentare a caldo quello che è stata, che sarà stata la partita tra il Milan e la Juventus. Allora, volevo cominciare a parlare dell'articolo di Tutto Sport, perché a un certo punto dice Thiago Motta è il conteso fondamentalmente in Italia tra queste due società, il Milan e la Juventus. Da una parte il Milan, perché c'è Ibrahimovic che gli sta facendo un grandissimo corteggiamento, e perché il Milan non vuole per il post Pioli prendere un allenatore con un ingaggio altissimo. E dall'altra parte c'è una Juventus che si è mossa in anticipo con Giuntoli, no? Quindi la palla adesso passa ovviamente a Giuntoli. A Giuntoli, perché è Giuntoli l'unico, su mandato di Elkan, come ha scritto nella lettera agli azionisti pochi giorni fa, è l'unico che può scegliere e decidere chi sarà il nuovo tecnico della Juventus. E Giuntoli credo che abbia le idee molto chiare, l'ha sempre detto, di Thiago Motta, anche se tutto questo parlare non fa parte né dello stile Juve né dello stile di Giuntoli. Di solito le mosse si fanno senza dirlo, ok? Quindi io lo spiraglio aperto che Thiago Motta non venga, lo lascio sempre perché lo devo lasciare per onore di cronaca, no? Però sicuramente è in polla. Allo stesso tempo il Milan ci sta provando, sta cercando di risalire le gerarchie a livello di contatti con l'allenatore del Bologna, e quindi ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato. Detto, ovviamente si chiuderà molto prima dell'ultimo giorno di mercato, è un modo di dire, no? Perché non è un giocatore, l'allenatore ci vuole dall'inizio della sessione di calciomercato, anche per programmare, per progettare insieme quello che sarà il calciomercato per la prossima stagione 24-25. Detto questo, si tralascia, l'unica pecca dell'articolo di Tutto Sport è che si tralasciano i club stranieri, quindi soprattutto il Manchester United e il Liverpool. Ma secondo me Thiago Motta è affascinato anche da quell'ipotesi, sicuramente più che da quella della Juventus o del Milan, ma credo che vorrà prima mettersi in gioco in Italia, che è un campionato che conosce benissimo sia da giocatore che da allenatore,
per consacrarsi, diciamo, con una big e quindi dimostrare al mondo che può fare la differenza. Poi vedremo quello che sarà in grado di fare, perché come abbiamo sempre detto, l'ambiente di Torino non è lo stesso di Bologna, non è lo stesso di altre società. Sicuramente sia ambiente Milan che Juventus sono due ambienti che ti danno tantissime pressioni. Poi Thiago Motta, da ex giocatore dell'Inter, vestire la maglia o della Juventus, che è con l'Inter il derby d'Italia, o del Milan, che è il derby della Madonnina, diciamo, sarebbe uno smacco clamoroso ai tifosi interisti. Ma sappiamo, no, che negli anni abbiamo visto Conte rivestire il ruolo d'allenatore dell'Inter quando è stato il capitano della Juventus per tantissimi anni, ha professato amore eterno alla Juventus anche oggi, che vorrebbe ritornare. E infatti io lascio sempre lo spiraglino, ve lo dico perché non voglio scottarmi per l'ennesima volta in cui mi faccio prendere dall'euforia e seguo delle voci che, anche se io non riesco a confermarle con le mie di persone che mi informano, allora mi faccio trasportare l'entusiasmo e dico: sì, è vero, arriverà, arriverà, ce la facciamo. E ti scappa quasi delle volte ti può scappare un 100%, no? Come è capitato delle volte. Ma questa volta mi voglio tenere la porticina aperta, perché vi dico con tutta l'onestà del mondo che ad oggi non ho la certezza che Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juventus, come non credo ce l'abbia nessuno se non lo stesso Giuntoli, che lui credo che abbia già in mano il prossimo allenatore, semplicemente sta lavorando bene, lasciamolo lavorare e vedremo chi ci porterà sulla panchina della nostra Juventus. Quindi Thiago Motta vedrà questa partita da spettatore e si immedesimerà anche nel ruolo di allenatore di una e dell'altra squadra. Non lo so, io vi dico la mia. Io parlo da tifoso, mi esco un attimo dalle mie vesti del tifoso juventino, del gobbo toscano, e vi parlo come se fossi un esterno, no? Metti un tifoso del basket che però segue il calcio, ok? Ma io fossi in Thiago Motta, la sfida Juventus la accetterei rispetto a quella Milan, perché quella Milan ha un discorso ancora societario un po', ci sono un po' delle beghe da risolvere sul discorso della proprietà. La Juventus, diciamo che un venga peggio, però quello che doveva succedere, diciamo, ne è successo di tante, sono già successe le cose importanti e negative per la Juve. Quindi in questo momento credo potrebbe sposare più il progetto Juventus che il progetto Milan. Ovviamente, quando si siederà al tavolo congiunto, li parleranno anche di altro, no? Di tanto altro. Anche perché il Milan ha in procinto l'acquisto di Zirkzee. Thiago Motta, insomma, gli sarebbe piaciuto avere uno Zirkzee, no? Poi immaginatevelo con un Leao, un Pulisic. Quindi al posto di Giroud dovrebbe arrivare Zirkzee. Non è proprio il massimo per la Juventus dal punto di vista dell'appeal, però la Juventus dalla sua potrebbe prendergli Calafiori, e anche in caso Ferguson. Io spero vivamente di no, e vi dico il perché: perché in Italia non comprerei più nessuno, però qualcuno, se vuole l'allenatore lo vuole, è giusto anche se lo prenda. Ma mettiamo che si prenda anche solo un Calafiori. Però cedi Bremer e qualcun altro, hai altri soldi per il mercato freschi. Quindi io fossi lui sceglierei la Juventus. Ripeto, non da tifoso, lo dico da opinionista, no? Da critico della situazione, per darvi un attimino una chiave di lettura. Secondo me farebbe bene a scegliere la Juventus per poi farci quei 2 o 3 anni che saranno, arrivare a vincere. Dopo 2 o 3 anni, appunto, con la Juventus, qualcosa di importante, anche semplicemente una Serie A, e poi fare il grande salto e quindi affacciarsi. Anche se per me, ripeto, il grande salto lo fai già se vieni alla Juventus, no? Però in questo momento sappiamo che la nostra compagine non può competere con le grandi del mondo di oggi, cioè Real Madrid, City e compagnia. Vediamo un po'. Io sono fiducioso sull'approdo di Thiago Motta alla Juventus, ve l'ho sempre detto, ormai lo diciamo da tanti mesi, ma c'è sempre quel ma di Antonio Conte dietro, o di questo terzo signore, chi sia, non si sa, ma che possa arrivare
al posto di Allegri. L'unica certezza che abbiamo, quasi certezza che abbiamo, è che Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus, e se Dio vuole, mi verrebbe da lanciare il microfono e da esultare, ma non posso perché il computer costa e quindi non si sciupa niente. Fino alla fine Gobbo Toscano, vi aspetto stasera in live per commentare il post partita a caldo. Mi raccomando, iscrizione, like, condivisioni, commenti e attivate questa benedetta campanella.